vogliamo costruire un'Europa che non sia solo del libero movimento dei capitali e delle merci, ma sia un'Europa dei diritti dei lavoratori omogenei in tutta Europa. Perché noi i comunisti sono contro la guerra tra i poveri e sono per la giustizia e per l'equità. Punto 1. Punto 2. Siamo dentro una crisi pesante. Da questa crisi se ne deve uscire aumentando gli stipendi e le pensioni, perché solo se c'è più denaro in giro. Sì. Ma l'altro punto per uscire dalla crisi è necessario un intervento pubblico nell'economia. Perché in questi 15-20 anni sono andati avanti con le liberalizzazioni e le privatizzazioni. Questo ha distrutto capacità produttiva e soprattutto ha scaricato sullo Stato i costi e ha tenuto per le aziende i costi. Facciamo un esempio. Liberalizzazioni delle ferrovie. Oggi lo Stato è proprietario della rete ferroviaria, ma se noi qua decidiamo di fare una società e di chiedere di gestire un treno tra Firenze e Pisa, noi lo possiamo fare e lo Stato è obbligato, pagando, a darci una traccia in cui noi facciamo viaggiare un treno tra Firenze e Pisa privato. Ora, che cosa succede con le liberalizzazioni? Che la tratta Roma-Milano, dove lo Stato ci ha messo un mucchio di soldi per fare l'alta velocità, è una tratta in attivo, perché c'è un mucchio di gente che ci viaggia e vale. Allora lì Montezemolo ha costruito una società per cui ci saranno 7 treni ad alta velocità in andata e ritorno privati che viaggeranno sulla Roma-Milano. E lì dove si guadagna, il privato entra e prenderà una parte della torta. E invece sulle linee secondarie, che sono quelle che non ci si guadagna, perché ci sono meno corse, pendolanti, non puoi fare l'alta velocità. Lì c'è solo lo Stato. E quindi le liberalizzazioni sono diventate che i pezzi buoni dei servizi se li stanno prendendo i privati. Ma... e i pezzi che costano rimangono allo Stato e diventa la motivazione per tagliare le cose. Noi pensiamo che con questo modo qua non si vada da nessuna parte, perché se si va avanti così dopo la posta la distribuiranno solo più nei centri cittadini e ti spiegheranno che se stai in una trazione sono cavoli tuoi che la vieni a prendere in città, perché costa poco. Se si va avanti così, un allacciamento dell'energia elettrica te lo faranno solo se abiti in città, se no te lo dovrai pagare non il forfè che si paga adesso, ma tanto di pali e tanto dei pagare, perché se i servizi diventano che quello dove c'è il buono se lo pigliano i privati e dove costa va lo Stato, alla fine te lo fanno. Allora noi la proposta che facciamo è di dire che ci vuole un intervento pubblico in economia per garantire una riconversione ambientale, per sviluppare il solare, il risparmio energetico, tutte quelle robe che servono a migliorare la qualità della vita e lo sviluppo senza distruggere l'ambiente. Qualcuno negli anni 80, quando io sono finito in cassa integrazione, c'è stata la prima crisi industriale pesante, la Fiat, c'è una discussione sui lavori socialmente utili e qualcuno diceva bisogna pagare i disoccupati e i cassa integrati per fare le buche e di nuovo riempirle. Io non penso che bisogna pagare qualcuno per fare le buche e poi riempirle di nuovo, ma che sia un problema dello Stato sviluppare la ricerca sul solare, sull'ambiente e provare a costruire dei posti di lavoro su settori innovativi, sul versante ambientale, sulla raccolta differenziata dei rifiuti, cioè di sviluppare tutte quelle tecnologie che vanno nella direzione di migliorare la qualità della vita e non di peggiorarla, questo sì, perché non è pensabile che noi dopo la crisi continuiamo a produrre. Oggi abbiamo 30 milioni di automobili in Italia che ne produciamo 40, 50, 60. Cioè non è che più che tanto di macchine se ne può mettere in giro, bisognerà pensare a come si fanno delle produzioni che riducono consumi energetici, che migliorano la qualità della vita, che migliorano i servizi sociali, la sanità, cioè bisogna pensare a uno sviluppo che non sia basato sul profitto di chi ti mette a lavorare, ma sul miglioramento delle condizioni di vita. E il terzo punto è che proponiamo un'Europa neutrale, cioè un'Europa che invece che spendere i soldi in armi, le spende in cooperazione internazionale e sviluppo dello Stato sociale. Allora, riassumendo, io penso che se c'è un motivo per dire che bisogna votare la lista comunista,
è quella di dire queste politiche liberiste che hanno fatto in questi anni ci hanno portato alla crisi in cui siamo. Queste politiche le hanno fatte insieme, da Berlusconi a Franceschini, da Di Pietro a Casini. Per questo serve votare chi ha proposto altre politiche, e sono le politiche di uno sviluppo europeo di giustizia sociale, egualitario, di uno sviluppo legato all'ambiente e non alla distruzione dell'ambiente, di uno sviluppo di un'Europa che non faccia il servo scemo della NATO, ma invece di un'Europa neutrale che sia in grado di agire per la pace nel mondo e non a fare le guerre per conto degli Stati Uniti, come è stato sinora. Questo io credo che è la motivazione di fondo per cui bisogna chiedere ora. C'è anche un altro pezzo, e finisco, ed è che io quando sono andato a trovare i lavoratori della fabbrica prima che fanno il presidio, la cosa che viene fuori è che la gente si sente sola dentro questa crisi. Ha la percezione che tu perdi il posto di lavoro, che è un'ingiustizia, perché quelli chiudono qua, tengono aperto un'altra parte, l'azienda funziona, che è un'ingiustizia, ma che forse non c'è niente da fare. Ora, io penso che se passa la logica che non c'è niente da fare, noi ci becchiamo dritto filato che vince la destra in questo paese con lo Stato, perché la destra ha un'idea abbastanza chiara, fa delle politiche antisociali, Berlusconi mette i soldi per le banche e mette il tetto agli stipendi, poi però attacca la magistratura, il Parlamento, l'informazione, la CGL e avanti, e propone di eleggere direttamente il Presidente della Repubblica. Io penso che in un paese in cui la gente che perde il posto di lavoro pensa che non c'è niente da fare, è possibile che si affidi all'uomo della provvidenza, di dire: visto che noi siamo deboli, non ce la facciamo, il sindacato ci ha lasciato, la sinistra non c'è più, e allora affidiamoci magari. Ecco, io penso che il problema dei comunisti, noi, nostro oggi, è come ricostruiamo con quei lavoratori una speranza che invece c'è qualcosa da fare e lo si può fare insieme. Ed è per questo che penso che il problema fondamentale che abbiamo, oltre a tirare sui voti per le elezioni europee, è di mettere in piedi, di dare una mano a quei lavoratori. Stamattina gli abbiamo proposto di andare a Bergamo, dove c'è la sede della ditta, di usare Rifondazione Comunista, che può chiedere i permessi a partire i giornali di Bergamo avanti, perché un partito comunista serve anche per collegare i lavoratori da una città all'altra, perché se loro devono partire, andare a Bergamo, non sanno nemmeno dove andare. E invece un partito comunista serve ad avvisare, a chiedere i permessi, a far sì che ci sia 5 di Bergamo quando quelli arrivano lì, e dargli una mano a relazionarsi con la popolazione. Credo che sia da fare. Credo che bisogna provare a costruire un coordinamento tra le diverse aziende in crisi, perché bisogna rompere questo elemento del fatto che la gente sta appiccicata alla porta della sua azienda come se fosse il problema della sua azienda, mentre c'è 1 milione di persone che sta perdendo il posto di lavoro. Bisogna ricostruire quel minimo di solidarietà e di lotta comune che permetta di fare massa critica. Credo che forse bisognerebbe anche costruire delle casse di resistenza in cui, se c'è da andare a Bergamo o a Roma o da un'altra parte, sarebbe bene iniziare a raccogliere dei soldi tra la popolazione per fare una cassa di resistenza che permetta a quei lavoratori di farla quella roba. Io penso che bisognerebbe anche organizzare le fabbriche.